piante, piante, piante. Piante, tu vuoi depistarmi, è un'offesa. Piantea. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video, in una nuova scuola di voce. Ospite speciale quest'oggi, Marco Seul Mafia. Applauso in coreano però. No, in coreano lo dovete fare. Applauso in coreano. Bravissimo. Marco, parlaci un po' di te. Nasco in Brianza da genitori siciliani, quindi questa confusione mi porta a voler diventare un K-pop idol. Giusto. Prova a nascere tu in Brianza con i genitori siciliani. Io sono nato in Toscana con i genitori pugliesi. Vedi? Però io sono nato a Prato, perdonami, quindi sono Confucio. Quanto ci abbiamo messo a venire qua? È una spatta andarsene subito. In realtà mia madre è attrice, mio padre suona. Quindi comunque una famiglia di artisti. Esatto, però io voglio andare in quella direzione, voglio andare in Corea. Vedo che c'è un provino in Inghilterra per fare un programma tipo X Factor Corea. Penso che sia proprio una bella idea andare a farlo. Hai presente quelli che prendono per prendere per il culo? Cioè un po'. Ah, ok, ok. Esatto, proprio così. Il jolly sfigato mi mandano quindi in Corea. Faccio le altre fasi di questo programma, quello proprio con la X, a una certa mi eliminano, però io mi illudo. Io dico, perché allora non provarci veramente? Io sono un ballerino, ho fatto musical in Italia, cose. Carico i miei video in cui ballo, canto su internet, mi scopre questa agenzia e dice, ma io voglio proprio creare questa band con tutti i coreani e uno straniero. E tu sarai quello straniero. Allora io dico, ma dai. Va bene, credo che sia un'ottima idea, non buona, ottima. Allora firmo un contratto di circa 10 anni con questa agenzia. Come si chiamava la band? ESQ, bellissima, guarda. Decido di entrare, perché? Perché il nostro appartamento aveva dei bagni stupendi, io ho un fetish per i bagni, quindi vedo il bagno con questa vasca enorme, dico sì, 10 anni, io sono tuo. Prima di incominciare a fare il cantante ti devono un po' formare, quindi facciamo canto, danza. Ma è una cosa tipica coreana questo di fare il training alle future K-pop star, no? Sì, non nasci imparato in Corea, tu diventi imparato. Ero un caso particolare perché in Italia non c'è la cultura del diventare insomma un cantante K-pop, no? Vi do questa news, io avevo già 20 anni, ero un po' vecchio, quindi io mi andò. Sì, no, per il K-pop 20 anni, capito? Sei da buttare via. Però molto bello perché c'è questa cultura del rispettare la persona anziana. Quindi avevo la mia stanza a parte, non si incazzavano mai con me. Molto bello essere vecchi in Corea. Comincio questo training, quindi vivo con gli altri membri della boy band. Incominciamo a creare le nostre canzoni. A una certa mi accorgo che è un po' una merda questa cosa, perché mangiavamo una volta al giorno, facciamo le prove di danza da mezzanotte alle 6 del mattino. Poi dalle 6 del mattino alle 9 dormivamo, poi facevamo palestra, andavamo in studio a fare canto. Non proprio bellissima come cosa. Cerco un modo per sfuggire da questo contratto che avevo firmato per il bagno. Ce la faccio, cioè ho avuto molto culo. Sono straniero, quindi ho bisogno di un permesso di soggiorno per stare lì. In realtà non me l'avevano ancora dato, quindi ero ancora pre-permesso di soggiorno. Premesso di soggiorno. Riesco a fregarli, esco, faccio il ballerino per un po' di anni e poi divento youtuber tipo 7 anni fa. Quindi dopo questa esperienza tu hai deciso di raccontare la Corea, quello che hai vissuto, comunque la Corea che vivi, su un canale YouTube. Esatto. Funziona YouTube in Corea? Tu vuoi essere youtuber in Corea, te lo dico, sono milionari gli youtuber lì. Ma per che cazzo faccio? lo so. Siccome in Corea c'è questa cultura dell'aspetto fisico, della bellezza, anche una bellezza diversa da quella che c'è in Italia, molto delicata, molto pulita. Se arriva lì un bel biondo fisicato con la barba, per esempio, uno a caso, come viene visto? No, scopi, cioè nel senso, cioè, io voglio fare canale YouTube, ma c'è da scopare. Non voglio fare l'attore porno in Corea, voglio, cioè, non ce n'è, è illegale il porno in Corea. Vedi? VPN, non so tu quale sponsorizzi, è più difficile per me perché il mondo invece è LGBTQ+, un po' più una merda in Corea. E soprattutto non piace tantissimo gli altri, come posso dirla razzisti. Bene? Razzisti, sì. Però per voi invece etero, bianchi, cisgender, tossici, è molto bello. Scusate che non, come non c'è un domani proprio. Beh, Paolo, prenota il volo. Tornando indietro, sei nato in Brianza da genitori siciliani. Sì. Che accento si parlava a casa tua? Allora, molto difficile anche questa. Io non ho niente di facile nella mia vita. Mia madre è siciliana, nata a Messina, ma in Italia viene presa per il culo da morire per il suo accento siculo. Quindi lei lavora tutta la sua vita per diventare milanese. E quindi mia mamma ha l'accento milanese, ma è nata, cioè è messinese doc. Mio padre già molto meno, soprattutto quando mi tirava i sandali addosso, un po' più siciliano. Ti direi un quattro grande, ma quindi un po'. E a scuola? A scuola Brianza. Già ero quello gay, effeminato, sì, anche dovevo pure essere quello con l'accento
siculo io non vivevo più, purtroppo, quindi mi sono adattato. Non dico comunque top, facciamo la call. Come cazzo parlate in sto paese? Ma perché lo chiede a me? Sono toscano. Ma capito, ma tu vivi qua, ma perché dovete mettere tutti i termini in inglese? Io parlo con Paolo che è di Firenze, io parlo solo con lui. Marco, domani una call, meeting, briefing, top, dai. Secondo tutti questi aspetti, come nasce la tua passione per la Corea? Nasce dalla mia omosessualità, perché io guardavo Britney Spears su YouTube. Ok. Era appena nato YouTube. Io sono un ballerino, certo, quindi proprio stereotipo. Mi sono fatto fare la cameretta con tutta la parete a specchi per ballare a casa. Cosa facevo? Io guardavo i video di Britney, la imitavo perché volevo essere un po' lei. A una certa YouTube, sai che ti dice, forse ti piace anche questo. Sì. Era uscito uno scandalo che c'era questa cantante che si chiama Boa, che aveva rubato le coreografie di Britney Spears. Scandalo! Allora io clicco, in realtà a me Boa piaceva più di Britney Spears. L'ho detto, ma è così. Quindi mi interesso al K-pop. In realtà lei cantava in giapponese, complessa la storia. Ma coreana. Coreana, cantava in giapponese perché vabbè, fa niente, non abbiamo voglia di sapere queste cose, no. Quindi per me è giapponese. Da lì seguo tutto, anche altre band, poi facevo danza, quindi molto facile appassionarsi perché loro ballano un sacco. Molto, sì, nei videoclip. E quindi nasce da lì. E quindi hai detto, vabbè, voglio andare in Corea, voglio diventare una K-pop star. Una K-pop star. Sono proprio da pirla adesso, cioè, capito? Perché ma è normale sta cosa. Beh, però tutte le idee che abbiamo ci portano dove siamo adesso. Infatti sì. Quindi grazie. Sei un po' il mio psicologo. Dai, sono qui apposta. E poi perché YouTube? Io incomincio a lavorare in televisione in coreano. In Corea. Facevo il presentatore di svariate cose. Insomma, diciamo che era un periodo di boom per gli stranieri in Corea, quindi lavoravo un sacco in realtà. Però facevo sempre le stesse robe, nel senso che mi facevano mangiare il kimchi. Sai cos'è il kimchi? Vabbè, non mi piace. Buono kimchi. Piace il bibimbap. Bibimbap. Vabbè, mi piace il riso molto. Con le verdure, però un po' basic. Vabbè, dopo andiamo a mangiare coreano. Sono semplice. Dai, che già io parlo tanto, dico tante minchiate, poi perdo il filo di discorso. Cosa stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? Godzilla. Incontro Godzilla. Mi cambia la vita. Lavoravi tanto in televisione, però okay, facevi sempre le stesse cose. Quindi mi rompo un pochino. Quando fai YouTube sembra che siamo minchioni, ma c'è tutto il lavoro dietro. Devi scrivere il video, girarlo, editarlo. Poi all'inizio sei da solo, devi fare 300.000 cose. Invece in televisione vai lì, dici due cagate, vai a casa e ti pagano anche di più. Mi sembrava una cosa bella avere anche un mio spazio per dire quello che volevo dire senza filtri, perché poi la Corea è molto filtrata, soprattutto la televisione. Non puoi dire quello che vuoi. Sfogavo tutto su YouTube, poi mi scoprono e quindi non mi invitano più in televisione, perché se parlo di quanto fa schifo la Corea, poi non ti vogliono più in televisione, ha senso, e continuo la mia carriera su YouTube, perché ormai sono 7 anni. Quindi. Tra l'altro io ho un legame con la Corea, sai, io ho doppiato un drama coreano, ma ti parlo di 10 anni fa, si chiama Dream High. Fermi tutti. Io ho fatto un video su questa cosa. Ho fatto tipo coreani reagiscono al doppiaggio italiano e ho messo Dream High perché forse era l'unico. No. E quindi ci sono loro che ti offendono su quel me video. Me lo auguro. Fin da quando ci siamo conosciuti, per me tu rappresenti la musica. Sei tu la musica. Oh. Oh. Can't stand it. The scene itself, it was cringy. His voice was like too cheesy. Hey. Don't go. You're my music. Ma sai perché? Perché il mio personaggio veniva preso dalla campagna, quindi non sapeva parlare bene. E quindi lo prendevano, lo portavano a scuola e gli facevano studiare dizione. Ma aveva un grande talento nel canto. Il problema è che parlava talmente male che noi per prova, io non so come gli venne mai in mente, io lo doppiai in Ciociaro nella prima puntata. Doppiavo Bushi e io parlavo in questo modo. E io dicevo, ma non... Però tante serie non sono doppiate, nel senso tutti abbiamo visto Squid Game prima in coreano, perché poi è stato doppiato successivamente. Okay. E quindi è entrata nelle case italiane di larga scala la lingua coreana. Ed è molto difficile. Poi si scrive coi cerchietti. È molto strano. Ho bisogno che tu mi insegni delle parole salvavita che mi aiutino. Se nel caso dovessimo andare in Corea, io ho bisogno di... Quanto costa questo? Olmaea. Bravo. Cosa beh, fai il doppiatore? Cosa dico bravo? Cioè il minimo è una ye, ma devi far finta che sia e. Quindi tu nella tua testa è ye, ma nella vita reale è olmaea. 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 Che vuol dire solo quanto sei anche. Cioè se tu vai a chiedere a una persona, sembra che gli chiedi quanto per una scuola. Quindi devi metterlo. devi metterlo in un contesto. Tipo, se io vado da una e indico una cosa e faccio olmaea. Olmaea. Bene. E così sa che io mi riferisco alla cosa. Cosa. Non ti preoccupare, ragazzo. Ci sta il mare fuori. Che cazzo? Non ti preoccupare, ragazzo. Fuori ci sta il mare fuori. 걱정하지 마. 걱정하지 마. 밖에 바다 있어요. 걱정하지 마. 밖에 바다 있어요. Cock è difficile perché cock. Devi bloccarlo con la gola. Proprio ti entra in gola, bloccato lì.
Bravo, hai esperienza. No. Si blocca spesso. Cock chong chong. Questo è difficile. Chong. Però tu sei bravo. Non mi soddisfazione perché di solito fanno il chong. Io ho studiato giapponese. C'è anche in giapponese. Maledetto. Facciamo la forma più onorifica così non sei molto educato. Cock chong hajimaseyo. Pakke padaiseyo. Andiamo. Mi chiamo Merluzzo. Chonun? Merluzzo in vita. Merluzzo in vita. In morte non si sa quando. Non fare quelle battute tue però adesso. Sono mie. Ok, hai ragione. Mi chiamo com'è? Chonun. Chonun. Cho. Cho. Bravissimo. Ma quanto è proprio bravo, posso dire. Chonun. Chonun. Però perché fa anche la un, capito? Merluzzo. Merluzzo. Imnida. 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 Chonun merluzzo in vita. Già che sei bravo, allora fai la frase bella. Chonun merluzzo in vita. Chonun merluzzo in vita. Tipo, davvero? Cincia? 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 Esatto, devi andare indietro. Devi andare indietro e deve sembrare che una minchiata in realtà è la cosa più incredibile del mondo. Cincia è una delle parole che sentire più spesso se vai in Corea. Ok. Però è tipo, a loro piace dire proprio, capito, overreacting tutto. Ok. Quindi cincia? Quindi immagino che mi prendi in giro si dica più o meno nello stesso modo. Mi prendi in giro? Ah, sì, cincia. Cincia? Cincia? Cincia al culo. Mi ami? Oh. Sono domande salvavita, ragazzi. Mi ami, sono domande salvavita. Sì, ma con calma, c'è step by step nella vita. Come si dice devo fare una telefonata? Chonhua headeo. Chonhua. Beh, scelto le parole difficili. Chonhua. Chonhua. Headeo. Headeo. Chonhua headeo. Chonhua da. Chonhua headeo. 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 He. He. Ya. Te. Yu. Chue. He. Ya. Te. Yu. He. Ya. Te. Ho. Yu. Yu. Headeo. Headeo. Bravissimo. Posso avere una forchetta? Pokka juseyo. Pok. Pok, che è la fork detto fork in coreano. Fork, sì, cioccara sono le bacchette, ma la fork non è parte della loro cultura, certo, quindi utilizzano la parola inglese. Okay. Se vogliamo proprio la cosa da accademia che non si usa nella vita reale, pokkeul juseyo. Pokkeul juseyo. Pokkeul juseyo. Chogyo. Ah, tu lo sai, ora ti insegno una cosa. Allora, in Corea i camerieri li devi urlare dietro e è una cosa che mi imbarazza. Oh! Esatto, tipo un po' scemo della merda. Il tono è quello, però dici scusi, però col tono scemo della merda. Quando... Scusami! Chogyo! Capito? Cioè, però devi urlare tantissimo. Quando vengono i coreani in Italia, che sono magari i miei amici, persone con cui lavoro, loro non sanno che qui non è che proprio no. Puoi dirgli urlarle così. E quindi si creano dei momenti di bellissimo imbarazzo di loro che li fanno tipo oh! Al cameriere. Il cameriere pensa giustamente, cioè vogliono un po' anche tirare una sberla. Sappi che però tu in Corea puoi urlarli. Puoi urlarli dietro e poi pokkeul juseyo. Pokkeul juseyo. Esatto. Però super educato. Se ce l'ho già la forchetta. Perché cazzo gliela chiedi, scusa? Buongiorno, pescheria. Non c'è la pescheria. Scusi, dov'è il bagno? 화장실. 화장실. 어디에요? 화장실 어디에요? 화. 장. 장. 실. 실. 화장실 어디에요? 화장실 어디에요? 화장실. 화장실. Sembra che devi andare però effettivamente in bagno. Cioè, scusami, ci metto l'intenzione. Hai molta ragione. E poi l'ultima. Bomba ragazzi. Non è che sono all'allarme di guerra se in Corea dici bomba ragazzi. Bomba ragazzi. Ti trovo una roba okay. Simile. Cosa vuol dire bomba ragazzi? Oh, bella zio. No, vuol dire bomba ragazzi. Cioè bomba? No, bomba. Cioè un saluto esplosivo. Bomba ragazzi. Cioè il tamarro in Corea non esiste. No. Questo è molto tamarro. Ok. Però posso farti fare bomba ragazzi. Mica bomba ragazzi. Tamarro bomba ragazzi. Dipende come lo dici. Bomba ragazzi. Tamarro. È felice, è allegro, è esplosivo. Tamarro. Ti faccio fare leggio in coreano. Leggio. Le fai tutte così. Vai, sai come conquistare. È l'essere carino in coreano, no? Tipo ciao. Ciao. Buongiorno dici. Annyeonghaseyo. 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 Ma se vuoi fare leggio, devi aggiungerci la alla fine. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Tutte con le gambe aperte. Io posso dire queste cose nel 2020? No. Visto che già comunque dovete fare robe, andiamo al linguaggio informale. Vai. Che è annyeong. 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 Ma un po' kawaii. Annyeong. 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 Annyeong Nuna. Nuna è la signora più grande, perché io so che tu vai con quelle più grandi, no? Sì, sì. Quindi, sì, esatto. Sì, hanno almeno 70 anni. Annyeong Nuna. Annyeong Nuna. Wow. Limone duro. Paolo, ti piace il fritto? Sì, però... Però è grasso. Ma noi vi regaliamo un cazzo. La friggitrice ad aria di Prozis.
perché mi... noi non vendiamo aria fritta, ve la vendiamo a sconto. Col codice sconto Merlots10 avrete il 10% di sconto sull'aria fritta. Lo sapevi, Paolo, che sarebbe arrivato un momento nella storia in cui si sarebbe venduta davvero l'aria fritta? Non l'avrei mai detto. E invece sì, friggitrice ad aria. Io ci metto i gamberetti. Ora però tocca a me insegnarti qualcosa, perché questo format Scuola di Voce nasce perché io possa insegnare a qualcuno italiano. Ma magari c'è qualche voce, qualche accento, qualche particolarità che ti è sempre piaciuta, che magari hai sempre voluto imparare a fare e avevi bisogno e di me. Cioè io vinco qualcosa? Sì. Ok, allora mi impegno. Un bagno. Mi regali un bagno? Beh, guarda, italiano, sì. Bellissimo. Se me lo fai in casa mia in Corea fa schifo. Viene a fare il bagno in casa. Vita da muratore. Il bagno in Corea, cioè il lavandino. Sì. E sopra c'è la doccia, cioè non è che è divisa. Quindi allaghi tutto il bagno di volta. Quindi se mi rifai il bagno, grazie, me lo dividi per favore. Così non sporco tutto, grazie. Andiamo avanti. C'è uno scioglilingua italiano che non hai mai imparato a dire? Io balbetto, quindi non so dire niente. Allora, facciamo così, tu insegnami uno scioglilingua in coreano, io te ne insegno uno in italiano. Non li so dire in italiano, cioè te so dire in coreano. Io conosco solamente 33 trentini. Quindi, allora, andiamo per gradi. 33 trentini. 33 trentini. Entrarono. Entrarono. A Trento. A Trento. Tutti e 33. Tutti e 33. Trotterellando. Trotterellando. Facile. Quindi. 33 trentini entrarono. No, perché non vedi corre, che non è piano. Ho capito, ma uno scioglilingua devi correre. Non necessariamente. No. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Devo anche fare la voce porno? No, quella. 33 trentini entrarono a Trento. No, vedi che mi si impappa sulla tr. Devi articolare di più con la bocca. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Visto? Bisogna articolare, muovere la bocca, hai vinto. Niente, Paolo, chiama l'agenzia che andiamo a fare il bagno. C'è un modo di dire coreano? Ti insegno il più comune. Vai. Partiamo dal semplice. Aigu. 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 Aigu è una vecchia che ti giudica. Ti giudicano spesso lì, capito? Ah, ah, ah. E quindi te lo senti molto dire, perché è un po' come dire sto povero sfigato. Aigu. Cioè, aigu. Che ne so, cadi di testa e ti spacchi la faccia. Aigu. Non è che ti aiutano a chiamare un'ambulanza. Ma sono vecchie, poverine. Cioè. Ah, una cosa che posso dire io, cioè se vado lì e lo dico, sembro scemo. No, perché dicono cacchio, no, è molto sexy. Perché tu dici, ma tu sai coreano fino a questo punto. Allora, quindi devo sperare di trovare qualcuno che si fa male per giudicarlo e posso trombare. Puoi anche spingerlo tu, capito? Tanto basta che non ti fai vedere. Voglio dire. E lei dice, ma quanto sei figo perché mi dici questa cosa. Cioè non è che si... Come si dice quanto sei figo? Boshisaya. Boshita. Boshisaya. Oppa moshisaya. Ti sei un po' eccitato quando te l'ho detto. Porca miseria. Guarda, ora lascio la cartellina e resta dove. Ma adesso faremo un gioco. Okay. C'è dell'altro. Faremo un gioco che si chiama Insulti al buio. Mi hanno preparato qui 8 card. 4 contengono complimenti e 4 contengono delle offese. Le mischierò. È inutile che io le mischi, non ho idea di che cazzo ci sia scritto sopra. Ne leggeremo una a testa e io dovrò indovinare se sono delle offese o dei complimenti. Inizia tu. Cazzo c'è scritto sto... Quante è? Tu vuoi depistarmi, è un'offesa. In realtà no, l'ho detta proprio giusta. Quante è? Quante? Quante? Come dire, ah oh, dai, non fare così. Sei proprio Piante. Carino. Quante è? Quante? No, vuol dire sei un pervertito. Ah, allora avevo ragione, è un'offesa. Ma dipende dalla situazione, cioè nel senso... Ok. Cioè, o no, quindi... può essere... Senti, è inutile che le legga perché tanto non le capisco. Te li do tutti a te, li leggi tu e io devo indovinare. Micinna. Micinna. Ti permettere mai più. Micinna. Micinna ma. Sta merda. I micinna ma. I gatti al mare. I micinna mar. Pazzo di merda. Un cretino. Sì. Cretino. Proprio cretino, molto cattivo. Cretino. Questa te la senti molto dire. Porca spesso in Corea. Ma in realtà sembrano carini, ma... no, queste cose le ho imparate i primi 2 giorni in Corea. Teba, teba, teba. 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 È un'offesa questa, brutta. Teba. Teba. È proprio un No, vuol dire bravissimo, figata. Ah, okay. però si dice così. Non ti sto depistando. Figata. Teba. No? Ok. Non sono bravo. No, io sono d'accordo con te. Adesso qui non c'è parola più usata di questo. Shibae. Fotti. Sì. Esattamente fotti. Quanto cacchio è bello dire shibae. A shibae lo ma. A shibae. Ai buoni di shibae. Come è bello. Shibae. Shiba. Shibae. Beh, anche fotti non è male. Fottiti.
Ma perché fai la voce porno anche per fottiti? Cioè, Shibal più bello, grazie. Team Shibal, team fottiti. Ciang! Berluzzo, ciangia! Urzzo, ciangia! Ed è bellissimo, carino. Ciang! Che carino! Ciangia! Cucù! Mamma mia, vai cucù! Maurizio, cinta ciangde! Oh, cinta ciangia! Per me fa finta. Ciang! Anche un po' questa... Beh, hai cagato, vuol dire. Puoi dirlo, sei cagato, ma sei fatto una bella cagata, perché ah. Chang è sei il meglio. Sei il re delle cagate. Tong Changia, Tong Chengi. No, davvero. Defe King. Esatto, Defe King. Ti posso insegnare a parlare coreano con l'accento italiano? Che bello. Io non ho un talento superiore a questo. Beh, tu hai un accento coreano fichissimo. Ma non riesco mai a sfoggiarlo. Annyeonga seo, Marco mi dà. Ma non è italiano che parla coreano, questo è Brianzolo che parla. Mi hai fatto venire in mente un mio amico che una volta in Giappone, lui parlava tosco giapponese e lo capivano benissimo. E shottomate urasae. E coreanandesca. Toscano giapponese. Bellissimo. E lo portavo appresso solo per sentirlo. Dato che a me piace mettermi in gioco, come posso fare per diventare un idol coreano? Non puoi più, sei vecchio, fine. Più. Sei grosso, sei vecchio, hai la barba. Che ruolo potrei avere io in Corea? Puoi fare l'attore, sì. Basta. Cosa fa un idol dopo che viene buttato via perché non è più giovane? Terapia perché questi qua non vanno a scuola, perché incominci quando c'hai 13 anni, non studiano tanto, quindi non hanno delle basi. Sono ignoranti. Un po' ignorantelli, cioè sono molto bravi in quello che fanno loro, ma nella scuola della vita molto poco. La maggior parte dei gruppi debuttano e falliscono. Se tu fallisci, non è che il contratto se ne va via. No, tu continui a lavorare per l'agenzia. E loro si prendono le percentuali su qualsiasi cosa tu faccia, ma anche il cameriere. Quando un gruppo fallisce non puoi fare niente, devi aspettare che il contratto finisce. E io avevo un sacco di amici che stavano a casa a fare niente, perché comunque almeno ti danno da mangiare, perché comunque nel contratto devono nutrirti, quindi ti danno da mangiare, ti danno una casa e tu non fai niente, però vai un po' in crisi, ecco, vai un po' in crisi. Yeah! Invece minchia in... Però dentro di me c'è una parte secca, glabra e giovane dentro di me che vuole fare l'idol coreano. Quindi io penso che sarebbe opportuno se tu mi insegnassi un balletto. Ah, arriviamo a... Ok, va bene, alziamoci. Se proprio scegliamo balletti femminili, perché sono un po' più semplici. Ok. Non possiamo fare le robe tamarre qui, mi dispiace. Ah, è vero, facciamo Flower. Ma Flower non è coreana, è di cosa? A vecchia, come quella qua, la vecchia, come si chiama? Miley Cyrus. Ah, no. Gesù delle Blackpink. Gesù è di Nazareth, non è delle Blackpink. Gesù era tra l'altro in classifica con Miley Cyrus nello stesso periodo, quindi c'era Flower al primo posto e Flower al secondo posto, così. Vabbè, chi se ne frega. Allora vai, ti devi toccare le tette e poi fai un bel push. Capito? Bravissimo. Vedi una bella signora di 70 anni là, che quindi la guardi e fai... Anche lui col piede. Sì, devi fare anche un po' quello scattino. Ok? E poi sboccia il fiore. Sboccia il fiore? No, deve sbocciare il fiore, Maurizio. Sboccia il fiore. Sboccia il fiore. Va il fiore in avanti. Ad hoc. Sboccia, esatto. Poi... Ok, ci siamo fin qua? Madonna. Gomitata alla signora, all'altra, gli yes. Prendi una bella para, ok, para, poi gli fai una carezza però quella di fianco a tua sinistra, tara, molto diagonale, carezza. Questa è molto tamarra, ti piace questa? Ta-ta. No, ragazzi, sono d'accordo. Ta-ta. Io sono di Prato, posso andare con i cinesi. Non torno a casa. Fratello. Ok. Noi a Prato abbiamo un detto proprio che è Cio. Sì, però tu non puoi scappare alla coreografia, tu devi farla con la musica adesso. Scusami, cioè non è che mi... Pensavo l'avessi fatto. Mi fotti così. Questo non è K-pop, è solamente io che faccio il pieno. Sì, no, è che prendo il tuo ritmo. Signora. Fiori che sboccia. E sgomita, carezza e razzismo. Grazie Marco, grazie mille di essere stato mio ospite. Sì. Ma quando torni in Italia a fare qualcosa di figo? Il 22 luglio al Castello Sforzesco di Milano ci sarà un concerto K-pop ficherrimo. Io presenterò e ci sarà un sacco di ospiti cantanti che fanno ballettini così. Ma vengono dalla Corea? Certo. Quindi posso venire a dire quella frase per trombare? Tu sì, esatto. Tu puoi venire lì e urlare Aigu. Tu basta, è finita. È finita.
Quindi ti aspetto il 22 luglio, Castello Sforzesco di Milano. Presente. Vi lascio tutti i link di Marco, Instagram, YouTube, tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo video. Come si saluta in coreano? Annyeong! Annyeong! Anzi, fallo con l'eglio che prima te l'ho detto. Annyeong! 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 No, ragazzi. No, non incominciamo con hi. Se per sbaglio vai in Corea e fai hi, loro odiano i giapponesi. Ti tagliano la gola. Ciao, lo capiscono già, ormai. Sicuramente sì.